circo degli inganni. Non prendo ordini da te, va tu alla mia sinistra. Perché dobbiamo sempre discutere delle stesse cose? Oh. Vi presento il magnifico e super micidiale Polpobot. Molto piacere. Se non state fermi un attimo. Scusa, non sento. Sono troppo impegnato a girare attorno al tuo calamaro. Non è un calamaro, è un polpo. Non la vedi la proporzione tra tentacoli e testa? Sonic, il mio disgregatore laser è pronto a fare fuoco. Ho sotto tiro il gigantesco Ragnobot. È un polpo, un polpo. Tails, l'hai testato quel laser? Non preoccuparti, funzionerà. Non ha funzionato. Aiuto! Ah, avrei dovuto allenarmi di più sul tapirulan! Avanti! Potrei continuare per tutto il giorno! Ho bisogno di una pausetta! È proprio cambiata la marea! Navigano in brutte acque! Forte il mio calamarobot! Voglio dire, il mio polpobot! Cavolo, anch'io faccio confusione! La prossima volta studiate i cefalopodi prima di combattere. Non so cosa sia successo. Te lo dico io, il tuo laser ci ha quasi ridotti in mangime per pesci robot. Già, e nemmeno di quello buono a scaglie. Mi dispiace, sapete, c'è stato un guasto. Forse non si è trattato di un guasto. Forse lui non è nemmeno Tails. E se fosse una spia nemica? Una talpa che si finge una volpe. Una volpe talpa! Aia, smettila! Ai! Basta, lascialo stare, lui. No, Sonic, hanno ragione. A parte Styx con la sua storia pazzesca e assurda della volpe talpa, ho messo in pericolo tutti. Devo andare via. Tails, aspetta! Tails, tutto bene, amico? Tails! Non tornerò finché non avrò aggiustato il mio disgregatore laser. Ragazzi, andateci piano con Tails. Ha commesso un errore, ma voi non avete mai... Oh, scusate tanto se vi ho spaventato, signori. Vi prego di accettare le mie più umili scuse. Ti rendi conto che ci hai quasi travolti? Porgo di nuovo mille scuse, ma permettetemi di presentarmi. David Barker, impresario, proprietario e organizzatore dello straordinario Circo delle Meraviglie. Un vero circo? Ci sono i pagliacci? Gli elefanti? Le sculture fatte di mais? Io non ho mai visto un circo. Ahimè, non ho niente di tutto questo. Nell'ultima città che abbiamo visitato, i miei artisti hanno mangiato del sushi avariato e ora sono ammalati. Sono rimasti solo gli orsi acrobati. Come organizzerà lo spettacolo? Non potrà farlo, i bambini. Sarà una grande delusione per loro. Oh, poveri bambini! Già, poveri bambini. Se solo riuscissi a trovare qualche anima generosa che mi aiutasse a mantenere viva la magia del circo. Lei è fortunato, siamo orgogliosi di offrirci come volontari nel suo circo. Mi parla per te. Pensi che io mi esibisca come un animale addestrato? Senza offesa. Sì, sì, capisco bene. L'allenamento è piuttosto impegnativo, ma se non avete talento, come non Talento è il mio secondo nome. Ma tu non hai un secondo nome? Spero solo che il tuo circo sia alla mia altezza. Accetto. Meraviglioso! Sono felicissimo di avervi tutti con me. Aspetta, ne manca uno. Tails, vieni qui. Ci siamo uniti al circo. Tails? Tails! Dovrebbe andare. Oh, accidenti! Rottame di un telecomando. Benvenuti al Circo delle Meraviglie, dove esibirete il vostro talento che farà divertire tutti i bambini del mondo. Sonic,
esiste una sola creatura tanto veloce da poter dominare la sfera infernale, una gabbia sferica senza inizio né fine che ti permetterà di raggiungere velocità ineguagliabili, tutto senza allontanarti dal palco centrale. Fantastico! Amico mio muscoloso, sei formidabile a tirare pugni, ma hai mai pensato per una volta di usare la testa? Usare la mia testa? Adesso ho capito. E io? Che cosa farò? L'acrobata? La domatrice? La maga che si esibisce in giochi di prestigio incredibili mai visti prima? Farai il pagliaccio. Il pagliaccio? È sempre la stessa storia. Mi tocca il lavoro peggiore perché sono una ragazza. Sono pronta per il numero acrobatico sul trapezio. Ci sono! Non avevo usato un compensatore per equilibrare i cambi di velocità. E poi dentro ho trovato questo. Benvenuti al Circo delle Meraviglie del favoloso Barker! Stasera vi mostreremo straordinari numeri di forza, velocità e agilità che nessuno di voi ha mai avuto occasione di vedere prima! A meno che non siate stati in qualsiasi altro circo, buon divertimento! Smettetela, non c'è niente da ridere! Dovreste applaudire per incoraggiare un povero pagliaccio! E ora la sfera infernale! Esecuzione test finale! Perfetto! Appena in tempo per guardare Ballando con i Robot! No! Stasera c'è la finale! A che ora inizia lo spettacolo? Abbiamo fatto un ottimo lavoro! È stato pazzesco! Dovremmo farlo più spesso! Già, dovreste! Sicuro che lo farete! Ma che scherzo è questo? Dovete sapere che i miei artisti non sono veramente malati, ma sono fuggiti! Quando ho sentito parlare della tua squadra, ho organizzato questa astuta trappola! E voi ci siete caduti dentro con tutte le scarpe! Troppo tardi, mia piccola selvaggia! È lui il mio vero bottino. Non è facile catturare un fulmine e imprigionarlo. Infatti ho dovuto ordinare questa gabbia molto speciale da un nostro comune amico. La sfera infernale della manifattura Eggman non si piega, non si spezza, non si fonde e sarà vostra con sole 6 piccole rate. Trasporto escluso. Approfittatene. Non ha considerato una cosa, Barker, me. Ma davvero? Dolce Amy Rose dall'animo sensibile, rifletti e i poveri bambini. I bambini? Un momento, questa volta non attacca. Ci esibiremo in molti posti? Vedi, se avete in mente di fuggire, sappiate che ho acquistato anche alcune coccimotte. Ragazzi, ho aggiustato il disgregatore laser, adesso funziona! Dove siete finiti? Sonic, ci sei? Sonic! Tails, amico, finalmente ti sento. Siamo prigionieri del padrone del circo. Devi liberarci. Ricevuto, saetta blu. Rinforzi in arrivo. Sto sorvolando il tendone, Sonic! Tails! Facci uscire di qui! Bene, quell'aggeggio ancora non funziona. Ora sì che mi diverto! Orsi! Coccimoto! Attaccate!
Fatemi uscire da questa gabbia infernale! Sono un famoso impresario! Sei stato straordinario, Tails. Sì, sei stato bravo. Scusa, pensavo facessi il doppio gioco. Non avevo capito che in realtà stavi facendo il triplo gioco. Già, grazie, Tails. Sono felice di avervi potuto aiutare. Adesso andiamo via. Cosa? No, 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 aspettate! Non potete lasciarmi qui! Tornate indietro! Tornate indietro! Tornate indietro! Finalmente posso spegnere questo.